Buongiovedì, carissimi amici, ben ritrovati per una nuova puntata delle nostre letture poetiche. Oggi, in questa bellissima giornata di sole, ho deciso di rimanere in Italia e, a sorpresa, dedicare questa puntata a una delle nostre carissime amiche, poetesse, verseggiatrici e anche collaboratrice del mio blog letterario culturale Verso Spazio Indipendente. Sto parlando di Maria Rosa. Ho detto che saluto tantissimo, spero che stia abbastanza bene, nonostante questo periodo buio appena trascorso, riesca a ritrovare la sua grinta e voglia di scrivere. Ti abbraccio tantissimo e ti voglio tanto bene, Maria Rosa. Allora, questa puntata sarà tutta dedicata per lei e alle sue tre liriche scelte. La prima, intitolata Briciole di vita. Strade di lacrime e menta, di soldi come fazzoletti di carta. Chicche che adagio si spengono in un lungo fiato di fumo, finestre oscurate dove vivono gli amanti di carne che, benché vestiti, appaiono già nudi. Balconi stramazzati di fiori, sudati di nostalgia, tinti da spruzzate d'amore. Abbaini che trattengono foglie e piccioni, mani di bimbi che scompaiono all'orizzonte, festanti allodole in cerca di speranza e briciole di vita. Sul divano. Scrivere d'amore con la testa posata sul divano. Un gatto ormai cieco cerca una penna per giocare. Mi sento stanca, non ispirata, come se il cuore azzerato dal nulla non avesse più la forma per aprirsi, per donarsi, per essere degli altri. Con la mano sulla fronte mi proteggo dal sole, creo personaggi in bianco e nero e linee d'espressione che paiono rughe su un viso segnato da passaggi tranviari. La storia si snoda su un foglio di carta strapazzato, personaggi al limite dell'umano. Si rotolano in cerca di coesione. Chiudo gli occhi e aspetto che qualcuno dal suo letargo mi chiami. L'ultima, la terza lirica, la giostra. Confetti sulla sabbia nera, umida di mare, conchiglie di zucchero che le onde trascinano al largo. Ho gettato il velo, trappunto di fiori gialli, nel mezzo di un intruglio d'acqua. Pesci e gabbiani curiosi vi entrano dentro come sulla ruota di una giostra che non aveva musica da stordire e padroni da pagare con una moneta di latta. Ecco, abbiamo ascoltato, spero con grande piacere, le tre liriche scelte della nostra carissima amica poetessa di Rapallo, Maria Rosa Oneto.
La saluto tantissimo a nome di tutti noi, a voi auguro ovviamente un bellissimo pomeriggio pieno di entusiasmo, di grinta, di attività, anche quella fisica. Infatti io mi sto già preparando per un pochino di passeggio con Elvis, un po' di corsa, un po' di pesi, un po' di palestra, un po' di tutto, tanto bisogna mettersi sempre in forma. Vi abbraccio forte e ci sentiamo di nuovo e domani faremo un lungo, lungo viaggio. Dove? Ah, lo saprete tra 24 ore. Ciao amici!